A Vittoria la giunta perde pezzi, l'assessore ai lavori pubblici Filippo Cavallo si è dimesso, decidendo quindi di lasciare l'esecutivo. Ha dichiarato che i motivi li spiegherà più avanti. In una lettera aperta inviata agli organi nazionali e regionali del Movimento, il Meetup 5 Stelle Vittoria Scoglitti chiede risposte chiare ed esaustive alle ultime vicende registratesi in città. La Giunta Comunale di Vittoria ha portato a casa due importanti risultati: l'approvazione della proposta di bilancio 2016 e la firma del protocollo d'intesa Comune Genitori Scuole. Una donna di 30 anni si era allontanata da casa senza dare più notizie. A rintracciarla dopo diverse ore i carabinieri della locale compagnia. L'episodio si è registrato a Marina di Modica. La polizia di frontiera operante all'aeroporto di Comiso ha denunciato un giovane celese di 21 anni trovato con un tirapugni nascosto in valigia. Il ragazzo era diretto a Londra. Un saluto, bentrovati all'appuntamento con la nostra informazione. Dunque, in apertura, a Vittoria la giunta comunale perde pezzi. L'assessore ai lavori pubblici Filippo Cavallo si è infatti dimesso, decidendo di lasciare l'esecutivo. Ha dichiarato che i motivi li spiegherà più avanti. Intanto il sindaco promuove Nadia Fiorellini e Claudio Lamattina a due nuovi assessori. Assessori che vanno, giovani matricole che vengono. A Vittoria il sindaco Nicosia ha deciso, a pochi mesi dalla fine del mandato, di dare una sterzata decisa alla macchina amministrativa e, cogliendo al volo il disimpegno dell'assessore Filippo Cavallo, che ha rimesso la delega ai lavori pubblici, ha promosso Nadia Fiorellini ai servizi sociali. In pratica prende il posto di Enzo Cilia, che lasciò l'incarico mesi addietro, e Claudio Lamattina ai lavori pubblici, che prende il posto di Cavallo. Fuochi pirotecnici dunque a poche ore dalla candidatura a sindaco di Lisa Pisani, con lo stesso Cavallo che ha quindi rassegnato le dimissioni. Non è la prima volta che l'ormai ex esponente di giunta si ritira, anche se in altre occasioni il sindaco lo aveva poi convinto a ripensarci. Infaticabile, sempre sul pezzo, non si è comunque mai tirato indietro dove sorgono problemi e criticità. Basti ricordare che è stato ribattezzato l'uomo delle emergenze, soprattutto in estate Scoglitti. Beh, pare che venerdì scorso, durante la canonica riunione di giunta, ad un certo punto si sia alzato guadagnando l'uscita, e quando è stato approvato il bilancio di previsione lui non c'era più. Dimissioni quindi confermate, ma senza spiegare i motivi. Tutto a tempo debito, avrebbe dichiarato. Il sindaco non si è però fasciato la testa. I due posti vacanti sono stati appunto colmati con due new entry che hanno spiazzato tutti, forse perfino i due neoassessori. E dalle opposizioni naturalmente non ci stanno alla nuova infornata di assessori a pochi mesi dalla fine della sindacatura a Nicosia. Il tutto in spregio al principio della pubblica amministrazione, dove si entra per concorso, attaccano dal centrodestra. Ma Nicosia deve premiare i suoi fedelissimi e ha quindi buttato la maschera infischiandosene dei cittadini. E il candidato sindaco Pisani cosa pensa di queste due nuove nomine? Si chiedono sempre dal centrodestra. In una lettera aperta inviata agli organi nazionali e regionali del Movimento, il Meetup 5 Stelle Vittoria Scoglitti chiede risposte chiare ed esaustive alle ultime vicende che si sono registrate nelle ultime settimane in città. Rispettiamo ma non condividiamo la scelta della dottoressa Irene Nicosia, candidata a sindaco, e reputiamo assolutamente antidemocratica la presentazione a candidato sindaco dell'avvocato Carmelo Giurdanella, il quale fino allo scorso novembre non si era mai visto nelle stanze del Movimento. Sono i punti cruciali del documento inviato agli organi regionali e nazionali dagli iscritti al Movimento 5 Stelle Meetup Vittoria Scoglitti. Al di là però di Giurdanella, che poco conosciamo, evidenzia il documento, ci sembra che qualcosa in questa faccenda non quadri e sono legittime alcune domande. In base a quali colpi o motivazioni alcuni attivisti siamo stati oggetto di ostracismo? Come mai nessuno dal blog si è preoccupato di espellerci ufficialmente? Ancora, quale credibilità all'azione di un gruppo di circa 15 ragazzi che, estraneandosi dal Meetup, si elegge un candidato a sindaco per una città di 60.000 abitanti? Questa storia, che ha già acquistato i contorni grotteschi e poco interpretabili di una faccenda quasi personale, non ci vede a prestarci al silenzio, e pertanto chiediamo che qualcuno che abbia la competenza e l'autorevolezza per farlo ci dica possibilmente per iscritto quale sia la nostra posizione nei confronti del Movimento. Chiediamo pertanto, conclude il documento, una risposta chiara e esaustiva entro un massimo di 15 giorni dalla presenta. A
Ancora disagi per gli studenti disabili e le loro famiglie. Dal Parlamento siciliano non sono arrivate per il libero consorzio comunale di Ragusa le notizie attese per il mantenimento dei servizi sotto forma del contributo straordinario di 2,3 milioni di euro. Al dirigente del primo settore, Raffaele Falconieri, non è quindi rimasto altro che avvisare le cooperative sociali e gli istituti scolastici che i servizi di assistenza specialistica e di trasporto a favore degli studenti disabili, compresi quelli per l'assistenza mediante il ricovero di soggetti non vedenti, sono sospesi ancora una volta. La Giunta Comunale di Vittoria ha portato a casa due importanti risultati: l'approvazione della proposta di bilancio 2016, lo abbiamo in parte sentito anche nel servizio di apertura, e la firma del protocollo d'intesa Comune Genitori Scuole. Nella riunione di venerdì scorso a Vittoria la Giunta Municipale ha approvato la proposta di bilancio 2016. Siamo i primi in provincia, ha dichiarato il sindaco Nicosia, e tra i primi in Sicilia ad averla approvata. Ancora una volta testimoniamo con atti concreti l'ottima amministrazione finanziaria del nostro comune, che è secondo solo a Ragusa per solidità finanziaria. E sarebbe sicuramente più avanti se il comune capoluogo non beneficiasse dei proventi per IBLA e di quelle legate alle estrazioni petrolifere. Nicosia ha quindi rivolto apprezzamento agli uffici finanziari, al dirigente del settore ragioneria Giuseppe Sursenti per l'egregio lavoro svolto. Ma l'amministrazione comunale ha conseguito in queste ore un altro importante risultato. Ieri infatti a Palazzo Iago è stato firmato il protocollo d'intesa tra Comune e Comitato Genitori Scuole di Vittoria. Il documento, che contiene diversi punti di collaborazione tra Comune e lo stesso Comitato, è stato sottoscritto dall'assessore all'istruzione Gaetano Bonetta e la presidente del Comitato Maria Teresa Sansone. Erano presenti numerosi genitori di alunni e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, ai quali si sono aggiunti due genitori di Chiaramonte Gulfi, venuti per avere contezza dell'iniziativa e possibilmente cercare di riprodurla nella loro realtà comunale. Con una cerimonia sobria ma sentita, la città di Vittoria ha ricordato sabato mattina Giovanni Comitini, personaggio di spessore della politica e del mondo imprenditoriale di Vittoria. A lui l'amministrazione comunale, come è noto, ha intitolato l'ex Ferrotel, oggi centro polifunzionale per migranti. Si è svolta sabato la cerimonia di intitolazione dell'ex Ferrotel a Giovanni Comitini. La cerimonia si è svolta sabato scorso e ha visto la partecipazione di diversi personaggi illustri, i quali hanno voluto ricordare Comitini, politico, imprenditore e uomo che tanto ha dato e fatto per la città di Vittoria. Presenti alla cerimonia anche diversi ex sindaci con i quali Comitini ha collaborato, da Balloni ad Aiello a Cilia. Tutti hanno sottolineato la sua grande umanità, capacità imprenditoriale e di mediazione politica e ringraziato l'amministrazione comunale con il sindaco Nicosia in testa per la scelta di intitolargli l'ex Ferrotel, oggi centro polifunzionale per migranti. È un amministratore del passato che ha molto operato qui a Vittoria e noi abbiamo questa tradizione che abbiamo sempre coltivato e anzi cercato di promuovere sempre più in ricordo e in non solo in commemorazione, ma anche come esempio tangibile di quelle che sono state le generazioni che hanno fatto crescere la nostra città e la nostra collettività, vi è stata questa tradizione appunto di intitolare vie o luoghi pubblici a chi si è contraddistinto dal punto di vista politico, amministrativo, ma anche culturale, professionale, imprenditoriale, sociale. E sono tante ormai, dico fortunatamente, le strade o i luoghi che ricordano persone che hanno tassello dopo tassello costruito la storia della nostra città. Commossi, naturalmente, anche i familiari. Questo posto un po' rappresenta la storia di mio padre nel suo impegno di uomo politico, che hanno ricordato benissimo tutte le persone che hanno lavorato con lui e sono intervenuti prima, la sua storia come professionale nel lavoro e i suoi valori sociali, e mi riempie di orgoglio che oggi un posto come questo, che è dedicato ai servizi sociali, grazie veramente, sia anche dedicato con la memoria di mio padre. È molto emozionante essere qui, soprattutto mia madre che è qui con noi, che ci sta riempendo a tutta di emozione per le sue parole. La mia famiglia e con le mie sorelle Pinuccia e Cettina abbiamo voluto esprimere pochi pensieri nel ricordo di mio padre. La cronaca: una donna di 30 anni si allontana da casa senza dare più notizie, poi però viene rintracciata dai carabinieri. L'episodio a Marina di Modica, con le ricerche andate avanti per tutta la sera e la notte.
si era allontanata da casa senza dare più proprie notizie e per questo motivo i familiari preoccupati si erano rivolti ai carabinieri della stazione di Marina di Modica denunciandone la scomparsa. Immediatamente i militari dell'arma hanno attivato le procedure di ricerca, diramando a tutte le pattuglie presenti sul territorio la descrizione della donna, dell'età apparente di circa 30 anni. La centrale operativa dei carabinieri di Modica, informata dai colleghi della scomparsa, ha subito quindi effettuato continui tentativi di rintraccio del numero di cellulare della donna mediante il sistema 112 NUE, che permette, come è noto, la localizzazione delle utenze telefoniche in caso di emergenza, ma senza positivo riscontro in quanto il telefono risultava spento. Le ricerche sono così andate avanti per tutta la serata, impegnando diverse pattuglie di militari dell'arma che hanno perlustrato tutto il territorio di competenza. Questa mattina finalmente un equipaggio della stazione di Marina di Modica ha rintracciato la donna mentre, disorientata ma in buone condizioni di salute, passeggiava sulla spiaggia. Dopo averla subito soccorsa e rifocillata, i carabinieri l'hanno riportata a casa rasserenando tutti i familiari. La polizia di frontiera operante all'aeroporto di Comiso ha denunciato un giovane gelese di 21 anni trovato con un tirapugni nascosto in valigia. Ad accorgersi che qualcosa non andava, il personale della security aeroportuale che ha subito appunto chiesto l'intervento della polizia di Stato. Ancora una volta la sinergia tra la Polizia di Stato e la Security Aeroportuale ha dato i suoi frutti. Nella giornata di ieri, infatti, durante i controlli di sicurezza effettuati sui passeggeri del volo per Londra, personale della Security Soaco ha chiesto l'intervento della Polizia di Frontiera per la possibile presenza di un'arma nel bagaglio a mano di un passeggero. L'ispezione della valigia, in effetti, confermava quanto notato dall'addetto alla Security osservando i monitor del sistema di controllo. Dentro il bagaglio a mano del passeggero, un giovane gelese di 21 anni, i poliziotti hanno trovato un oggetto noto con il nome di tirapugni che il ragazzo aveva nascosto nella tasca interna di un pantalone presente nel bagaglio. Il gelese è stato ovviamente condotto negli uffici della Polizia di Frontiera per verificare la sua posizione e controllare la presenza di eventuali altre armi. Il giovane non ha voluto fornire alcuna spiegazione circa la presenza dei tirapugni nel suo bagagliaio. Sia il controllo sull'uomo che sui suoi precedenti ed eventuali collegamenti con gruppi di terroristi ha dato esito negativo. Per questo il giovane è stato ricondotto ai ghezzi di partenza per essere imbarcato sul volo per Londra, dopo essere stato denunciato in stato di libertà per il possesso di arma di genere vietato. Rimane dunque sempre elevato il livello dei controlli di sicurezza all'aeroporto di Comiso, soprattutto da quando i livelli di allerta in tutti gli aeroporti italiani è stato elevato a seguito degli attentati di Parigi. Allarme, prese di posizione tra cittadini e forze politiche per la realizzazione di un'antenna telefonica proprio di fronte all'ospedale di Vittoria. I residenti della zona si sono attivati per chiedere chiarimenti. I primi a muoversi sono stati gli esponenti del progetto Selami la Cambi su sollecitazione del residente del quartiere. Nei pressi dell'ospedale Guzzardi di Vittoria sono in corso infatti lavori in un terreno adiacente alla struttura, pochi metri dall'attività commerciale ed alcuni complessi residenziali. È in fase di costruzione e verrà terminata a breve l'installazione di un'antenna telefonica. I militanti del progetto Difendi il tuo quartiere, su input del residente alla zona, si sono subito attivati per approfondire la vicenda e l'iter che ha portato il comune parino ad autorizzare la costruzione. Non possiamo accettare, affermano in coro, che dinanzi ad un luogo come un ospedale sorga un'antenna del genere e stiamo anche verificando, col contributo di esperti in materia, la compatibilità di strutture come questa col contesto in cui si trova. Fermo restando in ogni caso che, anche da un punto di vista squisitamente estetico, l'antenna collocata in uno dei principali ingressi della città è un vero e proprio pugno allo stomaco e sono già in cantiere le prime iniziative di mobilitazione. Nei prossimi giorni infatti verrà manifestata contrarietà a questi lavori con un sit-in e si invitano i cittadini a partecipare. E si tratta, come è facile arguire, di una battaglia collettiva a tutela della salute pubblica e del decoro urbano. Ha fatto tappa ieri a Vittoria l'associazione Partite IVA Unite. Nei locali di Villa Orchidea i partecipanti hanno presentato l'associazione e i suoi obiettivi. Partecipato vertice ieri sera dell'associazione Partite IVA Unite. Si tratta di una confederazione che nasce dalla forte esigenza di mettere insieme le piccole e medie imprese per dare così potere a tutte quelle categorie di aziende che fino ad oggi non si sono sentite rappresentate da nessuno. Fra gli obiettivi dell'associazione, la chiusura delle frontiere, la difesa del Made in Italy, salvare le imprese e le famiglie italiane, ridurre la tassazione al 30%. Il senso è che nasce dal desiderio, dalla voglia di unire gli imprenditori italiani e le partite IVA italiane in un progetto che è quello di recuperare la nostra economia e la nostra storia sociale italiana, perché l'Italia, secondo me, è in pericolo di estinzione per quanto riguarda la propria economia. Perciò Partite IVA Unite
parte anche qui da Vittoria per questo motivo. Prima convention fuori Prato, perché ho sempre fatto fino adesso le convention a Prato, parte da una città che si chiama Vittoria. Bello auspicio, penso, dalla Sicilia, perché qui c'è il primo socio fondatore siciliano. È stata una bellissima convention, sono molto contento. Ci sono dei soci fondatori che sono entrati e il nostro obiettivo è l'economia. Immaginiamo 1.000, 10.000, 100.000 imprenditori che collaborano insieme e che magari possono fare nuovi progetti e magari assumere tanti giovani che stanno andando via. Il recente maltempo con forti raffiche di vento ha causato domenica scorsa la caduta di un albero nel muro di cinta della villa comunale a Vittoria, finito su alcune auto regolarmente parcheggiate. Per fortuna non ci sono stati danni a persone. Il Corpo Ausiliario di Protezione Civile Caruano di Vittoria, mentre svolgeva un servizio di assistenza alla manifestazione sportiva ecologica nella Valle dell'Ippari, denominata Ecotrail, è dovuto intervenire domenica scorsa all'interno della villa comunale per la caduta di un albero, caduta causata dal forte vento che soffiava in quel momento. Ad allertare i volontari del corpo, i custodi della stessa villa, oltre che alcuni sportivi. L'albero, di una certa dimensione, era caduto infatti su alcune auto parcheggiate regolarmente. Dopo un primo sopralluogo sul posto dell'accaduto, il personale di protezione civile si è quindi accertato che non ci fossero stati feriti o persone bloccate all'interno delle auto, in tutto tre. Quindi si è proceduto ad avvisare il comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre al comando della polizia municipale. Gli stessi vigili del fuoco, dopo un'attenta valutazione di quanto accaduto e dopo le spiegazioni rese dal dirigente Giovanni Bonficino, hanno ricevuto il nulla osta all'intervento. Si è proceduto pertanto a liberare le tre auto, mettendo in sicurezza l'albero. Le operazioni si sono quindi concluse intorno alle 14. Un giorno tutto dedicato ai futuri sposi, quello organizzato dalla Sansone Eventi al Castello Enriquez. Le coppie hanno avuto infatti modo di conoscere e scoprire tutte le novità su ciò che ruota attorno al matrimonio. You're the light, you're the night, you're the color of my blood, you're the cure, you're the pain, you're the... Vittoria Wedding Day. Questo è il nome dell'evento sposi svoltosi domenica scorsa. Negli splendidi locali del Castello Enriquez, i futuri sposi hanno avuto modo di conoscere e scoprire le ultime novità in fatto di abiti, arredamento, bomboniere, animazione, foto, fiori e tutto ciò che gravita attorno al giorno più bello per una coppia di fidanzati. Per loro quindi la possibilità di incontrare alcune delle aziende più prestigiose, assistere a delle vere e proprie sfilate di moda e avere la possibilità di prendere contatti o veri e propri accordi con chi sarà al loro fianco il giorno del matrimonio. Ogni coppia infatti vorrebbe un wedding day curato nei minimi dettagli, che rappresenti al meglio entrambi e che si distingua dagli altri, restando ben impresso nella memoria degli invitati. Soddisfatti di questa prima edizione di Vittoria Wedding Day, ringraziamo in particolar modo tutti i nostri partner che hanno collaborato con noi in questo evento, soprattutto anche quelli che sono venuti fuori da Vittoria, come la stilista, come l'allestimento scenografico dei fiori. Speriamo che ce ne siano altre edizioni, ma in ogni caso è un grande risultato per noi. E adesso andiamo avanti con lo sport. La Agriacono Ardens Comiso si ferma davanti all'ostacolo Olimpia Siracusa. Lo scontro al vertice del campionato di Serie C vede sconfitte le ragazze di Lombardo con un secco 3-0. Giornata storta a Siracusa per l'Ardens Comiso, sconfitta secca 3-0 nello scontro al vertice tra le prime due del girone. L'Olimpia Siracusa fa un figurone e riporta con i piedi per terra il team di Lombardo. Un successo meritato per Siracusa, brava anche ad approfittare delle sbavature delle avversarie. Solo nel secondo set però le Siracusa hanno avuto vita facile, faticando invece nel primo e il terzo parziale. Nonostante la sconfitta, comunque l'Ardens mantiene la seconda posizione in classifica con 34 punti, mentre Siracusa scappa più 5. Le biancorosse devono però anche guardarsi le spalle. Vollettene e Paternò sono infatti a due punti di distanza e quindi serve una pronta reazione a partire dalla prossima gara al Paladavolos, domenica ore 18:30 contro Chiaramonte Gulfi.
Buone notizie arrivano invece dalla seconda formazione dell'Ardens che milita in Serie D. La Fratelli di Pasquale ha infatti espugnato il campo dell'Angelo Custode col punteggio di 3-1. A Priolo le ragazze di Concetta Marchigiana hanno conquistato i 3 punti grazie ad una prestazione corale di ottimo livello. Prossima gara sabato 17:30 presso la palestra Monserrato con il derby contro il Camarina Vittoria. Derby che, come sempre capita in queste occasioni, si preannuncia ricco di pathos per i numerosi appassionati locali. Di nuovo in studio per rivedere i fatti in primo piano. A Vittoria la Giunta perde pezzi, l'assessore ai lavori pubblici Filippo Cavallo si è dimesso decidendo quindi di lasciare l'esecutivo. Ha dichiarato che i motivi li spiegherà più avanti. Intanto il sindaco ha scelto di puntare su Nadia Fiorellini e Claudio Lamattina. La prima si occuperà di servizi sociali, mentre il secondo di lavori pubblici. L'una ricopre il posto lasciato vacante mesi fa da Enzo Ciglia, l'altro quello dello stesso Cavallo. In una lettera aperta inviata agli organi nazionali e regionali del Movimento, il Meetup 5 Stelle Vittoria Scoglitti chiede risposte chiare ed esaustive alle ultime vicende registratesi in città. Precisando di rispettare ma non condividere la scelta di Irene Nicosia, reputano antidemocratica la scesa in campo di Carmelo Giordanella, che dichiarano fino allo scorso novembre non si era mai visto nelle stanze del Movimento. La Giunta Comunale di Vittoria ha portato a casa 2 importanti risultati, l'approvazione della proposta di bilancio 2016 e la firma del protocollo d'intesa Comune Genitori Scuole. Sull'approvazione del bilancio il sindaco ha sottolineato: siamo i primi in provincia e tra i primi in Sicilia. Il protocollo siglato con i genitori invece contiene diversi punti di collaborazione tra comune e comitato. Una donna di 30 anni si era allontanata da casa senza dare più notizie. A rintracciarla dopo diverse ore i carabinieri della locale compagnia. L'episodio si è registrato a Marina di Modica. A chiamare i militari e i familiari della donna preoccupati per la sua assenza. Dopo ore di ricerca la donna è stata ritrovata questa mattina mentre disorientata ma in buone condizioni di salute passeggiava sulla spiaggia. La polizia di frontiera operante all'aeroporto di Comiso ha denunciato un giovane gelese di 21 anni trovato con un tirapugni nascosto in valigia. Il ragazzo era diretto a Londra. Ad accorgersi che qualcosa non andava il personale della security aeroportuale, che ha subito chiesto l'intervento della polizia di Stato. Il ragazzo non ha saputo fornire spiegazioni, essendo incensurato è stato solo denunciato. Questa edizione termina qui, grazie per l'attenzione, arrivederci.